Ciao amici, il video di oggi è dedicato in particolare alle amiche del canale perché parliamo di tumore al seno e delle nuove cure mediche presto disponibili in Italia. Simo, io sono preoccupata. Per questo è importante essere informate e anche fare prevenzione con l'aiuto della naturopatia. Alla fine del video vi darò qualche consiglio utile. Se siete anche voi per la prevenzione del tumore al seno, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E condividete queste info sui social e con le amiche. A febbraio si è tenuto a Udine il convegno Focus sul carcinoma mammario, dove sono state presentate le ultime frontiere della cura tumore al seno in Italia. Vi lascio il link al programma dell'evento in descrizione, è molto interessante. Le notizie sono ottime. Nel bel paese i casi di successo a 5 anni dagli episodi tumorali sono dell'87% contro una media europea dell'82%. Se si considerano le donne con meno di 65 anni, la percentuale di successo sale a oltre il 90%. E per ottenere risultati sempre migliori, in Italia stanno sviluppando nuove cure, come le terapie a base di farmaci immunoconiugati che individuano le cellule tumorali bersaglio, oppure l'immunoterapia che modula il sistema immunitario per combattere il cancro. Meno male, buone notizie! Sì, attenzione però, le diagnosi sono in aumento, da 48.000 a 52.800 casi in 5 anni. Questo vuol dire due cose: sempre più donne fanno screening preventivi e gli esami di routine, ed è un bene, ma vuole anche dire che servono strategie per fare prevenzione, e qui ci aiuta la naturopatia, che promuove uno stile di vita sano e un'alimentazione amica della salute. Prima di vedere il consiglio di oggi, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per accedere ai contenuti speciali che pubblico solo per la community. Info in descrizione. La soluzione, secondo la naturopatia, è la dieta mediterranea a prevalenza vegana e anche secondo la scienza, come dimostrato da uno studio pubblicato sulla European Journal of Cancer Prevention. Secondo le ricerche, seguire la dieta mediterranea riduce il rischio di tumore al seno del 15%. C'è lo studio qui sotto in descrizione. Ed ecco il mio consiglio: scegliete un giorno alla settimana in cui mangiare solo secondo la dieta mediterranea. Dopo un mese, due giorni alla settimana e così via. Nel giro di 7 mesi mangerete sempre in modo sano, facendo prevenzione e senza nessuno sforzo stressante. Per un'alimentazione sana di stampo mediterraneo potete seguire le ricette di questa mia playlist. Vivi consapevole e vivi meglio!